Bene, buon pomeriggio a tutti. Diamo il via al nostro nuovo programma del gruppo di ricerca in neurobioetica di questo nuovo anno 2020-2021, dopo la pausa estiva, dopo la conclusione del nostro terzo corso di perfezionamento in neurobioetica. E diamo oggi il lancio al nuovo programma. Io sono il professor Padre Alberto Carrara, coordinatore e direttore del gruppo di ricerca in neurobioetica, un gruppo di ricerca all'interno delle istituzioni che sono l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e la Università Europea di Roma. In particolare il gruppo di ricerca è sostenuto dall'Istituto Scienza e Fede e la Cattedra UNESCO di Etica e Diritti Umani. Ringrazio appunto le autorità che poi ci stanno seguendo e anche che hanno sostenuto sempre il nostro gruppo di ricerca. In particolare io ringrazio i nostri ricercatori, membri e anche i nostri studenti che in questi anni ci hanno rinnovato la loro fiducia con il nostro percorso. Brevemente, anche per chi non ci conosce, si stanno in questi giorni anche iscrivendo, stanno aderendo anche al gruppo di ricerca diverse nuove persone. Il gruppo di ricerca in neurobioetica al suo 11° anno di attività è un gruppo di ricerca che è stato costituito il 20 marzo del 2009 e in questi anni di pubblicazione, ricerca e formazione è costituito da 7 sottogruppi di ricerca e per questo mi preme ringraziare i coordinatori del gruppo di ricerca. E in particolare i nostri coordinatori che sono, qui ho messo una foto per ricordare alcuni, sono 5, mancano altri 2. E nelle nostre attività di ricerca che spaziano nell'ambito professionale, dalla clinica medica alle neuroscienze, dal diritto alle neuroscienze cliniche, la psicologia, la psichiatria, la filosofia, la bioetica, attualmente abbiamo 550 studiosi dei 5 continenti che ricevono la nostra newsletter mensile e nel 2012 il nostro gruppo di ricerca ha organizzato le settimane intensive della facoltà di bioetica del nostro Ateneo proprio sul tema dedicato alla neurobioetica e da lì poi è sorto un gruppo di ricerca gemello presso l'Università Anahuac della Città del Messico, soprattutto nell'ambito della bioetica, neuroetica clinica. E dal 2017 abbiamo avuto questo bel riconoscimento, la Springer nel dibattito in questo volume di Bates on Neuroethics ci colloca all'interno dei 10 gruppi di ricerca più attivi nell'ambito di questa disciplina, potremmo dire così, innovativa, è molto ancora da definire, che è la neuroetica. E ecco, qui vedete i nostri corsi di perfezionamento. Noi abbiamo voluto poi negli anni codificare un po' la nostra ricerca e anche offrirla non soltanto come ricerca e speculazione, che è molto importante, e anche come tratto nella prassi applicativa, ma abbiamo voluto anche codificarla per studenti, per coloro che vogliono avvicinarsi, e abbiamo creato questi corsi di perfezionamento. Siamo ormai al quarto, il primo è stato quello del 2017-2018 su un tema spinoso e particolare che è stato l'anastomosi cefalosomatica, volgarmente denominata trapianto di testa, con un dialogo anche con quel neurochirurgo un po' pazzo, se qualcuno si ricorda, Sergio Canavero, neurochirurgo italiano, poi trapiantato in Cina. E poi abbiamo seguito con i temi della robotica, quindi tutta la parte della roboetica, per arrivare 2019-20 al iniziare con gli input sull'intelligenza artificiale. Ed eccoci con il nostro quarto programma di perfezionamento. A seguito abbiamo anche pubblicazioni con case editrici come Routledge e la Cambridge. Abbiamo da poco prodotto un report di una quarantina di pagine per le autorità accademiche sulla produzione, attività, ricerca del gruppo ed eccoci al nostro quarto percorso di formazione. Quest'anno abbiamo voluto centrare la nostra attenzione certamente su quelli che sono gli svolti di quella che viene considerata essere la quarta rivoluzione, anzi uno dei grandi pilastri della quarta, per alcuni quinta rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale. E abbiamo voluto declinarla, abbiamo trattato anche l'anno scorso questo tema, abbiamo voluto declinarla, la declineremo nei mesi di questo corso di perfezionamento,
con un taglio prettamente prima medico-clinico-etico e poi successivamente nei risvolti sociali applicativi. Ecco, allora oggi noi abbiamo, mi onoro, ci onora della sua presenza, un grande esperto di intelligenza artificiale, di reti neurali, di sistemi adattivi, che è il professor Paolo Massimo Buscema. E che ringrazio e lo presento brevemente. Il professor Buscema è scienziato, esperto in questi ambiti dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali, e lo sentirete dal vivo, ci spiegherà alcuni di questi sistemi, alcuni di anche che cosa si intende con reti neurali artificiali, sistemi artificiali adattivi. È presidente e direttore di questo centro ricerche Semelion, un ente scientifico riconosciuto dal MIUR, e full professor adjoint presso il Dipartimento di Matematica e Statistica dell'Università del Colorado. E il professor Buscema ha progettato e sviluppato nuovi modelli algoritmici, ce ne parlerà, e algoritmi di intelligenza artificiale, pubblicato oltre 300 articoli scientifici, 24 libri, inventore anche di diversi, numerosi, 28 brevetti internazionali. Io lo ringrazio, anche se virtualmente siamo tutti connessi per ragioni ancora legate alla pandemia che ci ha colpiti, e speriamo poi di ritornare dal vivo durante il nostro percorso, però al momento noi i nostri incontri li svolgeremo attraverso queste piattaforme. Ricordo anche che siamo all'interno della piattaforma Zoom, connessi con la nostra piattaforma Facebook istituzionale Neuroscienze e Neuroetica. Ora mi aiuterà, ci aiuterà a dialogare con il professor Buscema, il nostro ingegnere informatico, il dottor Rosario Moscato, che alcuni diversi di voi già conoscono. Lui è membro del nostro gruppo di ricerca, è stato docente anche nelle fasi l'anno scorso, quando abbiamo iniziato il percorso su queste tematiche. E quindi io darei subito la parola al dottor Moscato, che introdurrà e dialogherà con il professor Buscema. Grazie a tutti per la vostra presenza e partecipazione. Ricordo poi che coloro che avessero delle domande, se riusciamo poi ad avere un tempo di domande per il professore, possiamo, chi è in collegamento Zoom, c'è la chat direttamente, io seguirò un po' la chat, e poi coloro invece che stanno seguendo la diretta Facebook, seguiremo anche la diretta Facebook, coloro che ci stanno seguendo possono scrivere le loro domande, poi cercheremo di fare una sintesi e poi vediamo il tempo che ci resta nella nostra conversazione con il professor Buscema. Grazie a tutti e diamo inizio a questo anno, questo intenso nuovo anno emozionante, speriamo che sia un percorso che ci riserva sempre qualcosa in più per poter conoscere e che questa conoscenza non soltanto rimanga conoscenza e speculazione, ma soprattutto ci serva per costruire un mondo migliore. Penso che effettivamente è bello conoscere, c'è una parte molto bella della speculazione, c'è una crescita personale nel conoscere. Ma soprattutto in un mondo, come dice anche Papa Francesco, in un mondo sempre in uscita, dobbiamo cercare di fare delle nostre conoscenze qualcosa che riesca a creare una società più giusta, più equa, più solidale. Penso che le sfide, come anche all'interno della Pontificia Accademia per la Vita, che in questi giorni, e poi alla fine dell'incontro darò un avviso e un evento, stiamo svolgendo negli ultimi anni attività su questo campo proprio specifico dell'intelligenza artificiale, cercando di vedere come l'intelligenza artificiale realmente è un'alleata, proprio perché è un prodotto dell'essere umano e può essere un alleato per rendere e costruire un mondo migliore. Bene, buon inizio di lavori e adesso do subito la parola al dottor Moscato, che ringrazio. Bene, allora buon pomeriggio a tutti. Ovviamente saluto tutti coloro che sono collegati in diretta, i nuovi iscritti al corso, gli amici, eccetera. E ringrazio il professor Carrara per
avermi coinvolto nuovamente, ma soprattutto per l'impegno che ogni anno spende, mette nella realizzazione di questi corsi, di questi eventi, di queste attività che richiedono, immagino, sforzi davvero notevoli. E ovviamente saluto il professor Buscema, ci siamo salutati un attimo fa, e devo dire che è un enorme piacere spendere queste, trascorrere queste due ore insieme parlando di intelligenza artificiale. Come ricordato dal professor Carrara, l'anno scorso il corso di perfezionamento in neurobioetica si è occupato già di intelligenza artificiale, per cui direi di ripartire in un certo senso da dove ci eravamo fermati. L'anno scorso una delle prime sessioni fu dedicata a introdurre l'intelligenza artificiale, quindi dando una definizione, spiegando che cosa è il machine learning, cosa sono le reti neurali, eccetera. Beh, vorrei partire proprio da lì, per in un certo senso richiamare i concetti per quanti magari hanno bisogno di un piccolo richiamo, ma soprattutto per introdurre questi concetti per i nuovi iscritti. Per cui partirei subito, senza, come dire, indugiare, chiedendo al professor Buscema di dare all'inizio una definizione di intelligenza artificiale, spiegare che cos'è, cosa si intende per intelligenza artificiale, cosa sono le reti neurali artificiali e soprattutto cosa sono i sistemi adattivi, di cui lui è uno dei massimi esperti che ci sono. Grazie. Dunque, ringrazio innanzitutto per questo invito che mi onora. Se permettete, passo alla condivisione dello schermo in modo da poter farvi vedere il PowerPoint che ho preparato. Sì, ecco qui, si vede? E non ancora, questo. Lui me lo dà per condiviso. Non si vede? No, ha condiviso forse il suo schermo. Sì, ho condiviso lo schermo. E noi vediamo Zoom adesso. Forse se riduce icona. Noi adesso abbiamo il suo schermo, effettivamente. Voi avete il mio schermo? Sì. Vediamo il suo schermo, però vediamo le finestre che le ha aperto. Quindi la Gmail e il Zoom. Se riesce a ridurre l'icona. Sì. Vediamo il browser con Zoom. Il PowerPoint lo vedete adesso? No. Adesso sì. Ecco, adesso. Sì. Se vuole, ecco, ingrandirlo. Sì, adesso lo vediamo. Perfetto. Ripeto, ringrazio per questo invito che mi onora. Passo subito ai contenuti. Dunque, io sono il direttore del Centro di Ricerche Semeglio, che, come è stato detto, è un ente riconosciuto dal MIUR, un ente vigilato di ricerca sull'intelligenza artificiale, e professore del Dipartimento di Matematica e Statistica dell'Università del Colorado. Sono un matematico, quindi che cosa significa? Significa che i matematici sono come gli zingari, cioè non hanno un oggetto loro. Voi immaginate che i fisici hanno un oggetto loro e credono che sia la materia, poi l'energia, poi l'informazione. I psicologi credono di avere un oggetto loro, i biologi credono di avere un oggetto loro. I matematici non hanno un oggetto loro, si fanno gli oggetti degli altri in qualche modo, anche perché la matematica torna come outline che connette e permette alle varie discipline scientifiche di poter essere produttive e di poter avere una verifica sperimentale forte. Quindi, mentre i chimici creano molecole nuove, il matematico disegna equazioni. E le equazioni che disegniamo devono essere sottoposte a delle prove che adesso vedremo.
Dico questo per chiarire qual è l'obiettivo di questo intervento. Chiarire un attimo i concetti base dell'intelligenza artificiale e in particolare delle reti neurali, vedere come da questo nasce l'intelligent data mining e ispezionare alcuni casi concreti, perché da quei casi concreti non avete soltanto le applicazioni, ma avete una teoria implicita e i risultati che può produrre nel mondo reale. E quindi ci consentirebbero, se riesco ad andare abbastanza in fretta senza perdermi nessuno per strada, di affrontare poi i problemi del comportamento sociale ed etico che dall'uso di questi strumenti può derivare. Concetti base. Allora, per farla breve, noi di fronte a un processo naturale e culturale, quando vogliamo capirlo dal punto di vista scientifico, utilizziamo la matematica per individuare le invarianti, quella che chiamiamo analisi. Se seguite il mouse fa fatica a essere visto, ma eccolo qui, tentiamo di capire le invarianti e le esprimiamo sotto forma di equazioni. Il problema è che non sappiamo però se le equazioni e le invarianti, quindi, che abbiamo intuito e desunto, sono efficaci per descrivere quel processo. Per cui abbiamo bisogno della fase sperimentale, cioè dobbiamo rendere automatiche le equazioni. Come si rendono automatiche delle equazioni? Si usa un linguaggio di programmazione, per esempio il C è un linguaggio che ha una relazione bionivoca con l'algebra. Quello che scrivo in C lo posso ritradurre in equazioni e quello che scrivo in equazioni lo posso tradurre in C. Rendo quindi automatiche le equazioni, le scrivo su un programma, faccio interagire quel programma con dei dati di quel processo che il sistema non conosce ancora e vedo che cosa emerge. E tramite opportuni strumenti di misurazione, di teoria delle probabilità e teoria delle misure, mi rendo conto se le equazioni che avevo individuato hanno un senso per spiegare quel processo, per farmi vedere di quel processo leggi che non conoscevo e invarianti che non intuivo. Questo è il primo passo e questa è l'attività scientifica che fa chiunque dal tempo di Galileo, perché anche Galileo lavorava in questo modo, anche se la sperimentazione non aveva bisogno del computer perché erano esperimenti più semplici. Questo processo però può avvenire in due modi e qui nasce il grosso problema. Nel modo classico che vedete a sinistra, io ho di fronte un problema che vedo complicato, un processo che intuisco che è complicato, beh, allora dico, se è complicato avrà molte regole che lo governano. Allora mi vedo con degli esperti di quel processo, loro mi raccontano le regole implicite che loro utilizzano per essere diventati esperti, io le formalizzo in equazioni, le implemento su un computer e poi vado a comparare le equazioni e le regole che ho intuito o che ho descritto con il processo effettivo e mi rendo conto di quanto lo descrive bene. Se io ho in mente una teoria del cervello, con gli esperti tiro fuori le regole, implemento il tutto, poi facendoli interagire con dei dati, mi accorgo che quel processo non descrive il funzionamento di un cervello, ma il funzionamento di un Black and Decker, probabilmente ho sbagliato esperti o gli esperti hanno sbagliato regole. Ma questo che sto dicendo in realtà è un classical computation, cioè è un processo che vale solo per i sistemi tautologici, cioè per i sistemi che seguono regole. Il problema è che i sistemi biologici complessi, come i cervelli umani, non seguono regole, le creano le regole mentre funzionano e poi le seguono o le trasgrediscono. Cioè si tratta di sistemi che creano informazione mentre nel tempo funzionano. E allora noi dobbiamo distinguere due grandi tipi di sistemi. I sistemi complicati, che sono quelli che prendendo i pezzi elementari di cui è fatto la struttura, mettendoli insieme in vari modi, in tutte le permutazioni possibili, alla fine ottengo quell'oggetto. Immaginate
un Jumbo 747, oltre 200.000 pezzi elementari, se non di più, io li combino in tutti i modi possibili. È chiaro che sto parlando di 200.000 fattoriale, quindi un numero che non è praticabile, però immaginate che qualcuno mi dia il potere di far questo e quindi riesca a fare tutte le 200.000 fattoriale combinazioni. Beh, una di queste è l'aereo perfettamente funzionante. Cosa dimostra questo dal punto di vista matematico? Che l'informazione chiave di quell'aereo era già nei pezzi. Anzi, una volta messi insieme, più funziona, più lo faccio funzionare, più funziona male. Quindi il tempo è un nemico dei sistemi che definiamo complicati, cioè tautologici. Beh, i cervelli umani, il mondo biologico, non funziona secondo questo criterio. Sono sistemi che, funzionando, creano regole, creano informazione nuova, usano il tempo non come rumore per far crescere l'entropia, come nei sistemi complicati, ma per ristrutturarsi. All'inizio una cellula, poi ne ho due, poi ne ho quattro, poi 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e così via. Cioè il sistema usa il tempo per svilupparsi, usa il sistema come uno spazio di manifestazione in cui si crea informazione nuova. Quindi, per questi sistemi che chiamiamo complessi e non complicati, non si può usare l'approccio classico a regole, perché sarebbe come pretendere di fare di capire un film facendo una fotografia a caso a uno dei suoi fotogrammi. Quindi parliamo, la seconda linea di questo schema, quella sulla destra, di natural computation. Io cioè prendo il fenomeno che voglio capire, la struttura, il processo, lo segmento nelle parti più elementari che riesco a individuare e do a ogni elemento che ho trovato delle equazioni con dei parametri liberi. E gli dico, questo è il tuo patrimonio genetico, queste equazioni con parametri liberi. Adesso, comunicando con gli altri, con chi ti è vicino o chi ti è lontano anche, tu raffinerai questi parametri finché non ti senti a tuo agio col sistema. E quindi dall'interazione locale delle piccole parti di cui è fatto il processo, nel tempo viene a emergere un modello implicito che ci dovrebbe descrivere il reale funzionamento di quel processo o di approssimarlo. Mi spiego perché questo. Perché uno dei problemi fondamentali è che le interazioni locali di per sé non ci dicono nulla sul funzionamento globale, ma l'interazione delle interazioni locali crea un modello che è la geometria implicita di quel problema e ce lo fa emergere. Con degli esempi vedremo meglio come funziona questo processo. In altre parole, io sto dicendo che, uno, noi di fronte a un processo non dobbiamo avere un modello in testa da applicare. Sto dicendo che dobbiamo avere una matematica complessa che applica gli elementi di quei dati che rappresentano quel processo, delle equazioni, facendo interagire equazioni e dati insieme, su computer in questo caso ovviamente, emergerà nel tempo un modello che è inerente al processo, quello che Gauss chiamava la geometria intrinseca delle forme. Faccio un esempio basato sulle reti. Nella statistica classica è come se noi costruissimo una rete da pesca con un certo grigliato e poi la buttiamo in acqua. Ovviamente, anche se questo grigliato è stato fatto in maniera complicata, alcuni quadrati piccoli, altri più grossi, alcuni a losanga, altri a cerchio, cioè me ne sono costruito io il modello di reticolato di questa rete, anche se ho fatto questo, quando tiro la rete a riva, i pesci che ho catturato non sono un campione dei pesci di quel mare, sono un campione dei pesci che quella rete così costruita poteva vedere. E allora che devo fare? I modelli di cui stiamo parlando
sono modelli invece che assomigliano, nelle stare nell'esempio, a della plastilina. Io la butto nel mare, questa si autoconfigura in un grigliato a reticolato variabile in rapporto ai pesci che incontra. E quindi quando la tiro a terra io avrò più o meno un campione dei pesci di quel mare, per cui in ogni mare diverso in cui la getto avrò una rete diversa. Questo è importante perché si parla di metamodeling, cioè io non costruisco modelli, io costruisco strutture e equazioni che interagendo con i dati fanno emergere i modelli impliciti di quei dati. Se quei dati rappresentano in maniera statisticamente rilevante un processo naturale, beh, allora sto tentando di approssimare la geometria implicita di quel processo naturale e di capirne le invarianti. L'intelligenza artificiale quindi si pone come problema principale quello di rendere autonomo il pensiero. Quindi il pensiero è immateriale ed è prodotto dall'organo più pesante del corpo umano, il cervello, eppure non pesa. Quindi l'intelligenza artificiale nel voler rendere autonomo il pensiero è come se andasse a completare la materia, ad aggiungere alla materia quei ponti e quelle relazioni che la materia permette se c'è un cervello. Ma non è, cioè partiamo dalla materia e arriviamo alla materia, ma in mezzo c'è il pensiero che è immateriale. In questo senso l'intelligenza artificiale si è divisa storicamente, non divisa scissa, si è articolata in tre grandi campi. L'approccio bioingegneristico, che consiste nel voler simulare parti del cervello umano allo scopo di capire meglio come funziona il cervello umano, cioè il mio obiettivo è capire meglio il cervello umano. E questo è un approccio. Un secondo approccio, che è computer science approach, voglio rubare i segreti del funzionamento del cervello umano per costruire dei processori che funzionino ancora in maniera più efficace. Non mi interessa se poi alla fine copiano in maniera puntuale o spiegano bene come funziona il cervello. Mi interessa aver rubato dei trucchi alla natura, in questo caso al cervello, per costruire computer più efficaci. Il terzo approccio, che è quello che noi abbiamo approfondito, noi dico il CMEION, che è un centro internazionale di ricerca, e l'Università di Denver, ed è un'equipe comune praticamente, una meta-equipe, è quello che chiamiamo approccio fisico. In altre parole, noi ci ispiriamo al cervello umano allo scopo di capire quali sono le leggi di trasformazione che permettono il passaggio dai comportamenti individuali a quelli collettivi. Dagli atomi alle molecole, dalle molecole alle proteine, dalle proteine a strutture ancora più complesse, dai singoli uccelli agli stormi, dalle singole api agli sciami. Questo è l'obiettivo che è il complemento a uno del riduzionismo. Cioè il riduzionismo voleva spiegare fenomeni complessi trovando le unità che li componevano, ma nelle unità che li componevano non c'era il fenomeno complesso. Noi andiamo sulle unità che compongono quel fenomeno e vediamo se siamo in grado in simulazione di ricostruire, di far ricostruire al sistema il fenomeno complesso che ha alla base quegli elementi. Questo permette di capire che cos'è il data mining, specie se quello intelligente, cioè basato sull'intelligenza artificiale. Le parole chiave sono tre: i dati, gli algoritmi adattivi e i protocolli di validazione. Detti in due parole, i dati sono un campione del processo che voglio capire. Anche Aristotele lavorava sui dati, Galileo sicuramente. Lavorava su dati delle cose, non lavorava sulle cose. Prendeva appunti dagli esperimenti che faceva. I sistemi artificiali adattivi sono praticamente dei sistemi che non hanno delle regole, ma sono costruiti con equazioni che, interagendo con i dati, trovano le regole che stanno alla base di un processo
e lo fanno in maniera adattiva. Qualsiasi cosa non adattiva nel mondo è una costante di natura. Qualsiasi cosa si adatta, tranne le costanti di natura, e forse non tutte quelle che crediamo costanti di natura sono così costanti alla fine. I protocolli di validazione sono gli strumenti indipendenti con i quali misuriamo quello che i sistemi artificiali hanno capito. In altre parole, siccome i sistemi naturali sono adattivi per definizione, cioè crescono nel tempo per creare complessità, per capirli noi abbiamo bisogno di sistemi artificiali che lavorino nello stesso modo. Per cui il tempo, da un oppositore dei procedimenti scientifici, diventa un alleato in questo senso, perché solo algoritmi che vedono e rivedono gli stessi dati più volte riescono a catturarne la geometria inerente. E quindi dati, sistemi artificiali adattivi e strumenti di validazione. Ed eccoli qui riassunti. Nelle prime caselle, quella sopra e quella sotto, ci siamo noi che poniamo i problemi, generiamo i dati e poi alla fine interpretiamo i risultati, ci poniamo nuove domande, affrontiamo nuove questioni. In mezzo c'è questa triade, dati, algoritmi e validazione. Questa non serve per spaventare, ma dà un'idea di che cosa sono le reti neurali artificiali. All'interno dei sistemi artificiali adattivi, noi abbiamo due grandi famiglie. La dico in maniera banale, poi mi spiace per i tecnici, poi se volete la definisco meglio, ma gli algoritmi evolutivi da un lato, cioè dati dei vincoli, trovami dei dati ottimi che rispettano questi vincoli, settore noto come ricerca operativa in matematica, e dall'altra parte il contrario. Ti do i dati, trovami le regole. Reti neurali artificiali. Detto più tecnicamente, le reti neurali artificiali, ti do i dati, interpolami la funzione ottima. Quindi sono degli approssimatori funzionali tecnicamente. Le reti neurali si dividono almeno in due grosse famiglie. Quelle supervisionate e quelle non supervisionate. Quelle supervisionate sono che io do i dati dicendo al sistema: guarda, queste sono le premesse di un'esperienza e questa è come è andata a finire. Questa è l'anagrafica di chi ha chiesto il prestito e questo è se ha restituito in maniera positiva o negativa ciò che gli è stato dato. Gli do uno storico di questi dati, quindi gli do già il futuro. La rete apprende questo rapporto che può essere complesso tra passato e futuro, dopo che l'ha preso è in grado di valutare un nuovo cliente della banca che presenta i suoi dati patrimoniali e decide su questa base se dargli o no un prestito, perché ha imparato a distinguere più o meno bene i buoni pagatori dai cattivi pagatori. Scusate l'esempio, ma è il più attuale. Le reti non supervisionate invece fanno un lavoro diverso. Io ti do dei dati fatti da tante variabili, un'osservazione, tante variabili, tante osservazioni definite da tante variabili. Io voglio che tu mi trovi le relazioni implicite tra una variabile e ogni altra in ogni caso. E quindi mi descrivi tecnicamente la ipersuperficie del problema. Può sembrare difficile, ma corrisponde a quello che in ingegneria si studia come funzione implicita. Cioè, io ti do dei dati variabili con tanti casi e voglio sapere praticamente come muovermi in questa superficie. Faccio un esempio. Una volta che un sistema non supervisionato ha appreso, io posso chiedergli: ok, adesso pensa questa cosa, gli attivo uno degli oggetti, delle variabili che ha appreso e vedo come lui richiama alla memoria le altre. E se richiama a memoria le altre in maniera sensata, dico che il sistema si è fatto una buona rappresentazione interna dei dati che gli ho dato. Questa è una delle tecniche più semplici di validazione dei sistemi supervisionati. Il database globale, immaginate quello delle banche con i clienti, buoni pagatori e cattivi pagatori definiti dalle anagrafiche con cui si sono presentati, vengono divisi in due metà casuali. A una metà
bene sottoposta alla rete, che vede quindi ogni cliente chi era e come si è comportato con i pagamenti. Dopo che ha appreso, si fissano i pesi, le sinapsi virtuali che ha maturato, gli si mettono davanti i nuovi casi che non ha mai visto, nascondendogli però il futuro, cioè se era un buono o cattivo pagatore, e la rete valuta. Alla fine si fanno i conti e si vede quanto è stata brava in sensibilità, in specificità e altre cose. Questo è semplice come protocollo. Quello per le reti non supervisionate può sembrare più complesso, ma non lo è. Prendo il mio dataset, per esempio, immaginate un dataset fatto di immagini, in cui le variabili sono i pixel, ok? Lei lo apprende, dopodiché io prendo sempre lo stesso dataset, dopo che la rete non supervisionata lo ha preso. E a ogni immagine aggiungo rumore, tolgo cose o riaggiungo cose che non c'entrano. E costruisco un nuovo dataset, che è quello vecchio più incompletezza e rumore. Sottopongo alla rete di prima ogni nuova immagine così deformata e vedo se lei me la ricostruisce per come era nel dataset originale. Non so se è chiaro lo schema, sono due procedure di validazione. Ultima cosa, un po' noiosa ma doverosa. Come sono fatte le reti neurali? Beh, le reti neurali hanno una struttura profonda, dove ci sono le unità più elementari, una struttura centrale e una struttura più superficiale. La struttura profonda è fatta da nodi e connessioni. Un nodo è un'entità che è connessa almeno a un altro nodo. Sono come i fonemi delle lingue naturali. Non hanno un significato, ma hanno un significato distintivo, differenziale. Quindi nodi e connessioni, come la semantica e la sintassi. La struttura centrale è fatta mettendo insieme nodi e connessioni. Nodi e connessioni messi insieme fanno le reti. E sono un po' come i morfemi della nostra lingua naturale, cioè quelle unità minime che hanno però un significato, del tipo la O di bello è maschile singolare. La sintassi a livello centrale è le leggi di apprendimento e le regole con cui il segnale si trasferisce dall'input della rete all'output della rete. Poi a livello ancora più complesso, verso la superficie, mettendo insieme più reti neurali si creano organismi, attenzione a questa parola, organismi artificiali. E ovviamente come fluisce il segnale da una rete all'altra e come il segnale fluendo modifica le diverse reti che ne fanno parte, definisce la sintassi, è come le nostre frasi o i testi. Questo per dare un'idea che le reti neurali e i sistemi artificiali adattivi hanno bisogno di una teoria, perché non è la teoria del cervello che li ispira, perché noi una teoria del cervello non ce l'abbiamo in maniera completa. Per cui è come guardare, mettere il dito puntato a qualcosa che non c'è. Noi abbiamo bisogno di costruire per quella terza parte di intelligenza artificiale che ho identificato, quella che vuole spiegare le leggi trasformative dai comportamenti individuali a quelli collettivi, è necessario avere una teoria che ci permetta di costruire algoritmi e reti e poi valutare quello che sono in grado di fare. Guardiamo adesso l'intelligent data mining, cioè la pratica che dall'intelligenza artificiale viene effettuata sui dati. Qui abbiamo diverse campi applicativi, cioè lo stesso dataset può essere tagliato da diverse modalità. Vado sintetico, spero. Representational analytics sono reti non supervisionate per capire come il sistema si rappresenta in maniera astratta i dati, cioè il sistema vede i dati non supervisionati, se ne deve fare una rappresentazione interna astratta. Quindi, dopo che se l'è fatta, io vado a vedere le relazioni che ha creato tra quei dati e mi aspetto che mi faccia vedere le relazioni invisibili. Quindi, Representational Analytics serve fondamentalmente a rendere visibile ciò che nei dati è invisibile. Diagnostic Analytics, reti quindi supervisionate, immaginate
dei pazienti, ognuno dei quali è malato, oppure dopo la biopsia si sa che non è malato, di quel tipo. Io addestro il sistema a fare pattern recognition, cioè gli faccio vedere dei casi di malati e non malati, lui impara, poi gli metto dei nuovi casi e vedo quanto è in grado di capire se il soggetto è malato o non malato. Questa è la parte più diffusa, più discussa delle reti neurali, più divulgata, diciamo. Predictive analytics. E qui abbiamo invece la capacità delle reti supervisionali di predire cose che debbono avvenire. Imparano fondamentalmente la derivata prima o la derivata seconda dei fenomeni. Vedremo degli esempi. Ci tengo alla simulation analytics perché è nuova. Una volta che una rete mi ha preso un insieme di dati che mi rappresenta una situazione, per esempio tutte le variabili che rappresentano gli 8.000 comuni italiani descritti da vari punti di vista. Le variabili sono i vari punti di vista, densità, popolazione, parchi verdi, immaginate una cosa enorme di quel tipo. Una volta che una rete non supervisionata mi ha trovato le relazioni tra ogni città e ogni altra, e ogni variabile di ogni città e ogni variabile di ogni altra, una volta che mi ha fatto questo e mi ha reso visibile delle relazioni invisibili all'inizio e secondo anche la statistica lineare multivariata classica, io vorrei fare una cosa. Vorrei porre alla rete che ha appreso queste conoscenze dei scenari dinamici e dirgli: adesso che hai appreso la situazione degli 8.000 comuni, se io creo un comune a mio piacimento che ha una certa quantità di zone verde, una certa quantità di blocco del traffico automobilistico, una certa quantità di prezzi bassi, e mi creo proprio una domanda e mi aspetto che la rete risponda dicendomi: ok, se io vincolo queste variabili come tu le hai desiderate, gli effetti, il tipo di città che viene fuori con le altre variabili è questo qui. E magari è molto diverso da quello che mi era aspettato. Questo è fondamentale perché, mi infilo un attimo in un campo che non è mio, la politica dovrebbe usare questi strumenti per prendere decisioni, cioè simulare dinamicamente delle scelte, vedere che effetto possono produrre e quindi sbagliare spagando elettricità del computer e non sui bisogni della gente. Questa è una grossa opportunità. La prescriptive è la stessa cosa fatta al contrario. Mettiamo che io ho dei dati sempre di queste città e dico: vorrei che aumentasse il numero di persone che ha meno fallimenti bancari o che ha meno divorzi. Allora io dico: quali variabili devo, di quelle che posso controllare, non di questa, quali variabili devo modificare con quali valori perché naturalmente il sistema si evolva in modo da massimizzare o da minimizzare in questo caso il numero di divorzi? Questa è la prescriptive analytics. Vediamo degli esempi pratici di questo. Questo è un dataset, non so se lo vedete bene, molto piccolo, giocattolo. Sono 6 tipi di stanze composte di 50 oggetti. Ognuno di questi oggetti può comparire con una certa frequenza in ognuna delle stanze. Per esempio, la prima riga vedete che la scrivania può comparire soltanto in tutti gli appartamenti visitati, soltanto nell'ufficio, mentre il portacenere, la seconda riga, può comparire distribuito con una certa frequenza in diverse stanze delle 6 stanze. Ora immaginate che una rete neurale non supervisionata vede soltanto questa tabellina. Lei non conosce le stanze, quelli, i nomi che vedete sulla sinistra e quelli che vedete in alto sono delle etichette, ma sono rappresentate fondamentalmente per lei soltanto da un vettore numerico, non hanno altro significato. Lei lo vede più volte, dopo averla appreso proietta quel grafo che vedete sulla destra. E guardate un attimo, guardate, seguite il mio mouse, restroom, lo vedete? Scusate, metto anch'io gli occhiali perché... restroom, e vedete che ha messo il bagno con shower, toilet e bathtub, cioè
gli oggetti fondamentali del bagno. Poi, spostandosi verso l'alto, ha messo il sapone, poi la bilancia, ed è arrivata la cucina. Infatti, il sapone e la bilancia sono comuni tanto, se volete, al bagno quanto alla cucina, ma poi nella cucina ha allegato gli oggetti tipici della cucina, dal forno alle tazze del caffè, la caffetteria, il frigorifero, eccetera, vedete. E man mano che vi spostate, vedete, qui si arriva nel salone, dining room, l'ufficio con gli oggetti tipici dell'ufficio, e se seguite qui clock in questa posizione, se salite su questa link, trovate la stanza da letto con il letto. Una cosa interessante, dove vedete dining room, qui, lui ci ha legato direttamente il corridoio, come se sapesse che è un corridoio che porta al dining room, al salone. Questo è stato fatto automaticamente, anche il grafo, leggendo soltanto quella tabella, cioè il sistema, leggendo quei numeri, si è fatto una rappresentazione interna della situazione e l'ha proiettata in un grafo pesato, qui i pesi non li vedete ma ci sono, sarebbe più pesante la visione se ci fossero anche i numeretti su ogni link, che indicano quanto ogni oggetto è legato a ogni altro. Qui abbiamo un esempio di diagnostica. Qui abbiamo dei caratteri scritti a mano. Si dice che le reti apprendono, però sono una black box. Questo era vero 20 anni fa. Qui la rete apprende tutti questi caratteri scritti a mano. Se ne fa in basso a colori una rappresentazione interna, quei numeri che voi vedete su quella matrice colorata non esistono tra i caratteri che gli sono stati messi dentro. È un'astrazione che lei ha fatto vedendo i vari tipi di caratteri scritti a mano. Dopo aver fatto questa astrazione, proietta un grafo nel quale i diversi caratteri sono distribuiti in questo albero. Pensate, i colori ce li ho messi io dopo. Quando la rete ha fatto il grafo, non avevi idea di che cosa fosse in realtà uno 0, un 2, un 4. Ok? Ce l'ho messi io dopo per misurare gli errori che ha fatto. E come vedete, lo 0, che lo vedete qua a nord-est, è bello compatto. C'è soltanto uno 0 strano, lo vedete qui, infilato tra gli 8. Questo è un errore. Ma tutti questi sono giusti, e più quegli zeri che ha messo insieme sono simili, più sono vicini. Quindi la rete ha capito il problema, ha trovato le similarità e ha disegnato un grafo che mi consente che al prossimo numero che viene, che io non so qual è, lei me lo posiziona su quel grafo e a seconda di dove me lo mette io saprò con che probabilità è uno 0, è un 2, un 4. Veniamo alle parti più provocatorie. Predictive Analytics. Qui normalmente si dice che bisogna imparare a insegnare alla rete a predire un valore che viene dopo nel tempo. L'esempio che avete di fronte è un organismo, cioè tante reti messe insieme, che vedono i dati dei terremoti, della magnitudo dei terremoti, dal 1978 al 2001. Si tratta di circa 600.000 eventi, circa 200 eventi al giorno vengono registrati da USGS, che è l'osservatorio dei terremoti degli Stati Uniti. Noi abbiamo soltanto questi dati. Abbiamo la latitudine di ogni evento, la longitudine, la profondità stimata, abbiamo poi il tempo, cioè l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto, e se volete andare avanti sui secondi, ma c'entrano poco. Quindi abbiamo 7-8 variabili e poi abbiamo la magnitudo, cioè quell'evento che si è registrato in quella posizione, a quella profondità, in quel momento, ha avuto una magnitudo 5, 3, eccetera. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è insegnare alla rete a vedere un'associazione complessa tra questi banali dati e la magnitudo, in modo da poter prevedere
anche con un mese d'anticipo, la magnitudo dei terremoti in ogni parte della Terra. Queste cose, lo sottolineo, scusate la pedanteria, non sono state pubblicate sul Corriere dei Piccoli, sono state pubblicate sulle maggiori riviste che si occupano di terremoti e potete trovarle. C'è un mio libro con Marina Ruggeri proprio su questo del 2011, sulla prevedibilità di terremoti, e c'è un articolo scritto da me e da Roberto Benzi, che è ordinario di fisica teorica a Tor Vergata, nel quale dimostriamo che i terremoti non avvengono a caso come credeva l'Istituto Nazionale di Vulcanologia fino a ieri. Oggi ci sta ricredendo perché stiamo collaborando. I terremoti non avvengono a caso, non è che sono deterministici, ma è possibile approssimarne la magnitudo in maniera sufficiente. Non sono a caso, niente avviene a caso. Chiunque dice che le cose avvengono a caso significa che non vuol conoscerne le possibili regole complesse. Ovviamente non si tratta di regolette banali, si tratta di sistemi molto complessi, ma la sfida è quella. Quello che vedete in basso è un grafico. Dopo che abbiamo addestrato una rete neurale deep ad apprendere questi rapporti dei terremoti, degli eventi proprio, dal 78 al 2001, e abbiamo messo tutti gli eventi occorsi nel 2002. Lei non sapeva niente. Gli abbiamo detto soltanto le 8 variabili di ogni evento, in ogni parte della Terra, anche dove non c'erano eventi registrati. E lei ha fatto un'ipotesi di magnitudo. La linea in rosso è la magnitudo reale di ogni evento. La linea in blu è quella stimata dalla rete. Andate a raccontare a qualcuno che una previsione in cieco di questo tipo è casuale e vi riderà in faccia. Queste cose sono state pubblicate anche dal bollettino di geofisica teorica applicata dell'Università di Trieste, sponsorizzata questa pubblicazione da una ricerca dell'INGV, cioè che ha dato i fondi di ricerca a noi per dimostrare sull'Italia che era possibile farlo. E l'abbiamo fatto con una risoluzione di 25 km per 25. Se andate a vedere l'articolo e vedete le tavole, con un mese di anticipo vedrete la cartina dei terremoti in Italia quel mese, vicino alla cartina dei terremoti prevista il mese prima da una rete neurale. Le comparate e vi rendete conto di quanto siamo vicini. Non è fatta, siamo vicini. Simulation Analytics, questi che vedete sono dati che vengono da Scotland Yard. Allora, Scotland Yard aveva un problema tra il 2000 e il 2007, in cui noi siamo stati un po' il punto di riferimento loro per l'intelligence, per i problemi della droga. Allora, loro quando arrestano una persona riempiono una scheda. Una scheda nella quale compaiono quelle variabili che voi vedete in alto a sinistra, cioè prendono una serie di informazioni su chi era arrestato, che cosa aveva addosso, dai soldi al tipo di droga che aveva, in che quantità, qual era il gruppo etnico, qual era l'età che aveva, quante offese, quanti reati aveva commesso prima, quante condanne aveva subito, eccetera, eccetera. Tutte quelle che vedete lì, ok? Il problema è che loro cercavano la cocaina, ma la cocaina si trova in piccole quantità negli arresti. Cioè ce l'hanno un po' tutti, ma c'hanno di più altri tipi di droghe, meno cercate dalla polizia, perché meno pericolose anche. Allora la domanda era, se noi prendiamo 6 mesi di arresti, gli diamo una rete neurale, gli facciamo apprendere questa dinamica, poi riusciamo a chiedergli, se io voglio massimizzare gli arresti per cocaina, in che quartiere devo andare? Cosa devo cercare, che gruppi etnici sono di riferimento, eccetera, eccetera. Chi sta vendendo cocaina in grandi quantità a Londra in questo periodo? La rete qui sta rispondendo a questa domanda. E vedete che lei sta rispondendo, dopo aver appreso, fa interagire le variabili, le fa negoziare tra di loro, no? E a un certo punto vedete che compare questa variabile, chiamata SAME, non è lo stesso, ma SAME è il codice per Scotland Yard che significa South American. Cioè la rete ci sta dicendo che ha notato nella
diffusione della cocaina la presenza dei sudamericani. E dice, ma lo sapevo io. Sì, ma non, quello che non sapete, magari, è che tra le oltre 2000 schede di arresto non ce n'era una nella quale era arrestato un sudamericano per cocaina, che ci avesse avuto un grammo di cocaina. Non c'era. E i quartieri dove era arrestato non c'erano sudamericani. Come ha fatto allora la rete a capire che i sudamericani erano coinvolti nella cocaina? Ma è stato semplice. Si tratta di una metasimilarità del secondo ordine. I sudamericani non vendono, i colombiani specialmente, non vendono mai loro personalmente la cocaina. Si servono dei dealer, che normalmente sono cittadini britannici o arabi o altre nazionalità del Nord Africa. E quindi non c'è relazione, però i sudamericani, colombiani che vendono cocaina, si incontrano con queste altre persone che poi la debbono vendere in dei locali porno, in dei bar spinti, dove si ubriacano perché hanno entrambi il piacere di ubriacarsi. E quindi queste informazioni, dove venivano arrestate le persone non sudamericane per cocaina, hanno permesso alla rete di stabilire una sorta di triangolazione, per cui siccome chi la vende e chi la gestisce frequentano gli stessi luoghi, anche se chi la gestisce non la vende, è probabile che i colombiani, frequentando gli stessi luoghi degli altri, siano connessi. Non è sicuro, come nulla nell'intelligenza umana e artificiale è sicuro, ma è un indizio che può essere utile alla polizia, e lo è stato, perché andando nei luoghi dei 33 barrows in cui è divisa Londra a cercare quei soggetti, li hanno trovati con la cocaina pronta per essere data ai drug dealer. Dove? Nei club, se vi può interessare la curiosità. Nei club esclusivi. Qui vedete un altro esempio di Prescriptive. Questo è un fondo sanitario integrativo, che si può dire è un fondo di fondi di Confindustria, FASCIM, il fondo sanitario integrativo per chimici. Il presidente, che adesso non c'è più purtroppo, che era abbastanza illuminato, fu spinto a aumentare il numero di polizze, perché il suo consiglio gli diceva: più polizze ci sono, più entrano soldi al fondo. Lui però si è posto il problema: ma se aumento le polizze, quali sono gli effetti collaterali? Sì, lo so che mi aumenta il denaro subito, ma le richieste di rimborso come mutano? Mutano? Rimangono le stesse? E allora ha chiesto di fare una simulazione su un anno del comportamento dei suoi assicurati. E quello che è venuto fuori, qui è il sistema che risponde, è: se le polizze vanno al massimo, vedete insurances, accadono subito, secondo la rete, due cose molto banali. Aumentano i beneficiari, ovviamente, è banale, no? E aumentano i soci attivi, perché quelli pagano subito il contributo associativo. Ma dopo 200 cicli, che corrisponde a un tempo che ancora non siamo in grado di tradurre nel tempo reale, cominciano ad aumentare le richieste di fondo tra i 1.000 e i 5.000 euro di rimborso, che prima erano basse. Cominciano i figli e i coniugi degli assicurati, cominciano a portare al massimo le loro richieste di rimborso sanitario. Aumenta anche le richieste di rimborso dei ticket sanitari e degli interventi di prevenzione. In altre parole, facendo i conti, si vede che il numero delle spese nel tempo che dovrà subire il fondo è maggiore del guadagno prodotto dall'aumento di assicurazioni, per cui non si è seguita quella pista. Un altro fondo, che non dico quale, che invece aveva seguito quella pista, ha avuto effetti simili a quelli che io sto descrivendo e li ha pagati. Vediamo adesso applicazione a casi reali. Ci siete ancora o vi siete persi? Posso fare una domanda prima che passiamo ai casi reali? Certo. L'anno scorso
abbiamo visto le reti artificiali, reti non artificiali, quindi supervisionate, non supervisionate, classificazioni, regressioni, eccetera. Per questioni legate soprattutto al tempo, non abbiamo visto sistemi di tipo genetico, sistemi tipo evoluzionari. Quindi, volevo dire, se può spendere semplicemente due parole in più sui sistemi basati soprattutto a popolazione, quindi, non lo so, ant colony piuttosto che particle swarm, perché sarebbe interessante far vedere come a volte l'intelligenza artificiale si riferisce anche a intelligenze collettive, non solo a emulazioni di intelligenza individuale. Sì, beh, direi che da un lato le reti neurali sono già un comportamento collettivo perché sono tanti nodi che si sintonizzano con le sinapsi. Direi che potremo vedere i sistemi evolutivi si basano su due grandi famiglie, quelli basati sull'evoluzione di popolazione e quelli basati sull'evoluzione di parametri. Quelli basati sull'evoluzione di popolazione, in realtà, sono più banali di quello che sembrano, perché tu dai il futuro al sistema e il sistema ti trova i dati ottimi per quel futuro. Quindi, tant'è vero, come dire, qual è la differenza tra un sistema evolutivo e una rete neurale? Un sistema evolutivo che gli dai una funzione, cioè che gli dai un obiettivo, lui, incrociando la popolazione in vari modi, riesce a raggiungere quell'obiettivo con una certa approssimazione. Se però gli cambi obiettivo, lui ricomincia da dove era arrivato e deve fare un percorso difficoltoso come se non avesse memoria per tornare sul nuovo obiettivo che gli dà. Perché un sistema evolutivo non ha una rappresentazione interna dell'ambiente, non se la fa. Lui cerca di ottimizzare soltanto. La nostra insistenza sulle reti neurali e mostrare che i sistemi evolutivi sono una parte delle reti neurali incompleta che va completata con le reti neurali è proprio questa, che una rete neurale che gli dai un obiettivo, lei lo apprende. Adesso gli cambi il target, gli cambi l'input e lei, siccome ha computato la funzione che ha, che vale per tutti i punti, immediatamente ti dà la risposta. Quindi adesso vedremo, quello che vedremo con il caso geografico, per intenderci, è un sistema evolutivo basato su parametri. E io punterei più, se me lo permettete, sulla complessità di come i neuroni per risonanza si sincronizzano in modo da determinare un apprendimento e una rappresentazione interna dell'ambiente. Vediamo un esempio classico di quelli che probabilmente avete già visto, con qualche cosina in più. Pattern recognition. Qui abbiamo dei tumori sulla pelle. Abbiamo dei dati presi da una ricerca europea. Abbiamo delle nei che sono tumorali e dei nei che non sono tumorali. Qualsiasi dermatologo, di fronte ha un'immagine di un neo, non saprà dire se è tumorale o no. Deve fare la biopsia. Quello che dirà al soggetto è: torna tra un mese, rifacciamo la fotografia e vediamo se si è spostato e come si è spostato. Se gli do due pile, tumorali gli dico da una parte e sani dall'altra, anche se non ti dico chi è chi, con le due pile riesce a capire invece qual è la pila dei tumori e qual è la pila dei nei normali. Ma sul singolo neo di fronte è impotente su una sola immagine. Quello che abbiamo fatto è proprio questo. Prende i dati da una ricerca europea, 80 nevi comuni, 80 atipici, ma normali alla biopsia, che cioè che potrebbero sembrare strani e che i medici avevano scambiato per tumorali, e 40 tumorali. Questa è la cartella dei medici che hanno fatto la ricerca, come li registravano. Questi sono gli 80 nei normali. Questi sono gli 80 nei atipici. Questi sono i 40 nei maligni. Abbiamo diviso in due classi queste immagini, i normali e gli atipici insieme, perché non sono tumorali. I 40 dall'altra parte che sono tumorali, quindi un campione anche sbilanciato. I metodi. Abbiamo usato
una convolutional neural network, di cui forse avete già accennato l'anno scorso, cioè una rete fatta di diversi strati, i primi convolutivi che servono a compensare traslazioni, rotazioni e zoomate delle immagini, rimetterle a posto. Non ci riescono sempre alla perfezione, però funzionano. Però abbiamo posto delle differenze, perché la critica che abbiamo scritto su Brain e Sign, una rivista specifica al deep learning, è molto precisa, cioè aumentare il numero degli strati, no? Non garantisce che la rete capisca bene. Cioè, voi immaginate che raccontate una storia a un amico, che la racconta a un amico, che la racconta a un amico, dopo 20 amici che se la raccontano, la storia finale potrebbe non avere niente a che fare con la storia iniziale che avete raccontato. Per cui non devo soltanto aumentare gli strati, ma devo anche aumentare le reti. Reti diverse, con matematiche diverse, capiscono dello stessa base dati cose diverse. Per cui, mettendole poi insieme in una meta-rete, tutte queste reti, convolutional comprese, daranno per ogni caso un'opinione. Il parlamento della meta-rete, che vedete qua sotto, giudicherà, secondo la credibilità che ogni rete ha conquistato sul campo, come comporre un giudizio finale. Quindi, noi qui prospettiamo una complessità non solo verticale, ma anche orizzontale, chiamata ecosistema. E questa è un'altra metodica, non convolutional, ma analoga, per processare i nei. Questa non la spiego perché è un po' complicata. Protocollo di validazione è quello che avete visto, metà dei nei casuali da una parte e metà dall'altra. Risultati. Guardate, la rete migliore è una meta-rete che ha fatto soltanto 3 errori sui 200 nei. Ok? 3 errori. Una meta-rete classica ne ha fatti 5, quindi anche questa molto buona. Quella basata sul voto di maggioranza, cioè tante reti diverse, il voto di maggioranza su ogni caso. Quelle in nero che vedete sono delle reti diverse, con matematiche diverse, e quella in celeste è la convolutional. Come vedete sono in ordine di precisione, la convolutional è stata migliorata da altre reti, ma la meta-rete ha dato un risultato molto buono. Aumentando le reti componenti, questo secondo esperimento, abbiamo soltanto addestrato più reti. Beh, come vedete, questa volta il voto di maggioranza è peggiorato, perché aumentando le reti sono comparse anche quelle reti che sbagliavano. La metà rete invece è andata ancora molto bene. Ha mantenuto i 3 errori. E adesso vorrei spiegare perché. Questo è l'esperimento fatto senza la convolutional. La meta-rete ancora è andata molto bene. Poi abbiamo fatto la diversità della diversità. Abbiamo preso tutte le reti addestrate con un metodo e tutte le reti addestrate con l'altro e l'abbiamo messo insieme. La meta-rete questa volta fa un solo errore. Come a dire, la diversità crea qualità. Guardate che la seconda ha fatto 7 errori rispetto a 1, la seconda in classifica. Ora voglio spiegare una cosa però. Perché questa metodologia è importante? Perché noi siamo abituati che se abbiamo delle reti, prendiamo soltanto le migliori, quelle che danno i risultati migliori e poi le mettiamo insieme. Facciamo le elite. Ora ovviamente le elite spesso hanno il difetto di somigliarsi. Magari c'è una rete che globalmente ha detto molte stupidaggini, però su alcuni casi che tutte le altre reti migliori sbagliavano, lei ci azzeccava. E abbiamo provato matematicamente quello che vi sto dicendo, cioè che le reti molto scarse spesso forniscono, se messe insieme alle migliori, forniscono quel salto di qualità che solo le reti migliori non riescono ad avere. In altre parole, ciò che si sembra perdente oggi potrebbe essere la scommessa vincente del giorno dopo.
Questa filosofia di premiare, chiamiamolo così, anche le reti deboli mettendole in un Parlamento permette un salto di qualità del tipo che vedete. Scusate la velocità. Adesso vedremo una cosa che non potete aver visto nelle sedi precedenti. Cioè, questa è una rete che non apprende immagini, ma apprende una sola immagine alla volta. Perché? Trasforma l'immagine in un reticolato di pixel connessi da pesi e per cui apprende come ogni pixel è rapportato a ogni altro. A quale scopo? Beh, quello di vedere l'immagine dal punto di vista dei pixel, non dal punto di vista mio che guardo o dal punto di vista del matematico che applica una tabella convolutiva. Qual è l'obiettivo? È quello di permettere all'immagine di diventare attiva, di far parlare i pixel tra di loro finché non si mettono d'accordo. E quando si sono messi d'accordo, la rete ha minimizzato l'energia e l'immagine che mi viene fuori è un'immagine che mi rivelerà dei tratti invisibili rispetto all'immagine originale. Questo per dire che è stata pubblicata applicativamente questi sistemi chiamati ACM, Active Connections Matrix, cioè le immagini come matrici attive di connessioni, anche al telerilevamento satellitare. Per dire, queste sono tutte le pubblicazioni scientifiche di questi sistemi ACM, questi sono i brevetti, queste sono alcune delle reti. Ecco, questo per darvi un'idea che quello che vedete a sinistra è il sistema di equazioni che viene dato a ogni pixel. Il patrimonio genetico che gli viene dato. Ora, tranne quel termine, il vettore U, che vedete qua, tutti gli altri termini sono ricavati dalle interazioni che quel pixel ha con i suoi vicini. Per cui l'immagine cresce. Guardate questo esempio. Qui avete una simulazione ai raggi X di un seno, questa semisfera, la vedete? E questa è una lesione. Sono state fatte simulando un certo K di assorbimento dei raggi X. Mettendole una sopra l'altra, come vedete, voi non vedete dov'è la lesione. Ok? Se io metto questa stessa immagine, la seconda, in un sistema ACM, mi compare questa immagine. Qui voi vedete dov'è la lesione. Quella che vedete, spero che la vediate, è una fotografia dell'orsa maggiore. Ci esistono soltanto queste 7 stelle, ok? Questo è quello che vedete voi, quello che vedo io, quello che vedono i filtri tradizionali. Se adesso prendo questa immagine e la metto in un sistema ICM, l'output che mi viene fuori è questo. Voi potreste dire... Ma non è detto che tutti quei punti bianchi siano delle stelle che non vedevo. Può darci che ci siano degli artefatti. Infatti, quello che ha detto subito i nostri amici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per cui che hanno fatto? Hanno preso l'immagine nostra di output e l'hanno comparata col planisfero. Ed ecco il risultato. Tutte le stelle che sono presenti nella seconda immagine sono stelle. Non ce n'è una che non sia una stella. E qui stiamo vedendo proprio come diventa visibile l'invisibile con questi sistemi. Questo è i raggi X di un seno. Questo seno ha un tumore, quella zona bianca che voi vedete, che risulta totale alla biopsia. Abbiamo applicato i sistemi ACM indipendenti alla stessa immagine. Tre. Come potete vedere in ciascuno, l'immagine appare perfettamente segmentata e definita e si vedono anche le bollicine di vaporacqueo del seno durante i raggi X. Le vedete quelle che sono leggermente a sinistra? Qui un'altra immagine, una TAC, è un CT di un polmone. E vedete un tumore, due tumori, quelle zone grigie al centro. Alla biopsia risultano tali, così è come appaiono al radiologo. Ecco come appaiono dopo essere state elaborate dai sistemi ACM.
Come vedete, l'immagine è completamente diversa e vedete anche che il sistema ha messo insieme i due tumori, perché in realtà erano uno che si era diviso prima. E come ha descritto la deformazione dei vasi linfatici che il tumore ha creato e quindi ha definito implicitamente la zona di operabilità del tumore. E questo è molto importante. Vabbè, questa ve la salto perché non voglio fermarmi. Questa è un'angiografia digitale soggettiva con mezzo di contrasto. Come potete vedere, qui c'era una stenosi. Questa è una istantanea fatta mentre il medico osservava con l'angiografo. Bene, questa è l'immagine che si ottiene con un filtro classico, il filtro Sobel, ma se ne potevo usare qualsiasi altro. Come vedete, si vede la stessa cosa un po' peggio. Adesso andiamo a vedere proprio come lavora un sistema ACM dal vivo, con un filmato. Il filmato è il filmato del software dove carichiamo l'immagine numero 1 e lui la modifica dinamicamente. Vedete il software? Si vede? E non ancora. Lo state vedendo l'immagine? No, ancora no, forse ci vuole un attimo. Ditemi quando la vedete. Non credo. Ora, che la finestra del software le stia girando in background, professore. Lo so, ma... No, l'ho fatta l'altro ieri, è andata benissimo. Comunque, dopo aver girato parecchio, ecco l'immagine che viene fuori. Come vedete, c'è una stenosi che prima non si vedeva. Io non capisco perché non ve l'ha fatta vedere. Ci riprovo, ditemi se la vedete, però dovete vedere un software. Non lo vedete? Se, purtroppo no, però considerando che la cosa è impressionante nei risultati, la domanda, come dire, immediata è: questo tipo di tecnologia è già adoperata in qualche ospedale, in qualche istituto? Dunque, abbiamo stretto adesso un accordo con l'Associazione Nazionale degli Esperti di Radiologia per farla entrare nella pratica comune, ma è un processo lungo. Stiamo lavorando da 6 anni col Centro Cardiologico Il Mondino per scoprire come questi sistemi sono in grado di far vedere la parete esterna delle arterie che normalmente non si vede con l'angiografia. Il problema è che le abitudini sono dure a morire, quindi non è vero che ciò che funziona dal punto di vista scientifico viene adottato. Ciò che funziona viene adottato se il cambiamento che comporta non è troppo disastroso per chi lo deve fare, se no ha bisogno di tempo e resiste fin quando non arrivano nuove generazioni che lo costringono a farlo. E voi sapete che l'ambito dei medici è abbastanza conservativo. Ok? Beh, mi dispiace che non si vede perché il filmato ci tenevo. Qui vedete un tumore. Nella foto in basso, vedete un tumore al polmone molto aggressivo. Il problema è che quella in alto è lo stesso soggetto 3 anni prima, quando si presentò, e ha una piccola ground grass opacity che non significa nulla. Molti di noi potrebbero averla e non succede nulla. Per cui normalmente, siccome la biopsia non si può fare perché è troppo piccola, 15-10 mm, gli si dice di tornare un mese o 2 mesi dopo per vedere se si è mossa. Il signore, un giapponese noto in letteratura, se n'è dimenticato. È tornato dopo 3 anni ed era la situazione che vedete in basso, purtroppo. Allora ci siamo chiesti, un sistema ACM a cui viene sottoposta la prima immagine, quella in alto, quella di 3 anni prima, soltanto quella, sarebbe in grado di trovare delle tracce spaziali di quello che si va creando dopo 3 anni? Ed ecco il sistema come si è comportato. Vedete,
Questa è l'immagine di 3 anni prima. Il sistema si evolve, qui è stato campionata l'evoluzione, questo è un sistema collettivo a cui faceva riferimento lei prima, ma non è basato su una popolazione casuale, è basato su una popolazione di pixel reali che si entrano in sincronia come se fossero un cervelletto. Ecco, arrivato a alfa uguale 0,5, il sistema non produce più niente, cioè se si va avanti lo schermo diventa grigio praticamente. Andiamo a vedere l'immagine 3 anni dopo. E guardate la coincidenza. Ora, la prima cosa che la rivista scientifica che ha pubblicato questi lavori che gli abbiamo mandato ci ha chiesto è perché, qual è la ragione medica di questa evidenza che voi trovate? Ma è semplice, in realtà. Nella macchiolina di 3 anni prima, il tumore era già presente e stava costruendo i vasi linfatici, cioè il letto del fiume sul quale poi avrebbe costruito i vasi sanguigni. Siccome i vasi linfatici sono dei vasi sanguigni a bassissimo contenuto di proteine, ai raggi X appare nero su nero. Però una differenza tra il nero che vale 4 e il nero che vale 7, se sistematico, l'occhio la ignora. Gli altri strumenti pure, questi sistemi no, perché lo vedono dal punto di vista del pixel. E quindi è riuscito a trovare il letto del fiume che il tumore si era già organizzato prima di riempirlo con i vasi sanguigni e che era invisibile all'occhio. In questo caso la cosa è estremamente interessante. Io ho fatto un esempio, ma nell'articolo sono pubblicati circa una decina di esempi indipendenti. Allora, non so se c'è tempo per questo, devo far vedere direttamente il geographic profiling, ditemi voi. Ma professore, considerando che sono quasi 6:30, io ne approfitterei per passare al geographic profiling anche in virtù dell'articolo di domenica scorsa. E purtroppo l'artrite reumatoide viene spesso saltata. Ok. Allora, geographic profiling. Queste sono le pubblicazioni di quello che vedremo. La prima è del 2009 su fisica, come vedete. Poi su computational intelligence applicata alla geografia economica. Poi su l'International Journal of Geoinformation System applicata a una epidemia che era quella di Escherichia coli in Germania nel 2011. Applicata alle droghe, applicata alla diffusione dei processi culturali, detto, ma come fai a cambiare da un campo all'altro? Beh, perché è ovvio, i sistemi vedono i dati, se i dati rappresentano il problema, capiscono il problema dai dati. L'ultima pubblicazione teorica su fisica del 2018, il capitolo che ci hanno chiesto la Royal Society of Chemistry, che abbiamo pubblicato, in cui questo metodo viene presentato come uno strumento buono per capire i focolai di infezione biologica, applicato al terrorismo su una rivista che gli economisti conoscono, è Technological Forecasting and Social Change, una rivista molto impattata ai fenomeni di terrorismo, applicata all'epidemia Ebola dal 2014 al 2018, applicata qualche mese fa a Covid in Italia. Cosa consiste? La metto giù semplice. Se io di un processo ho soltanto le coordinate di ogni punto dove si manifesta, X e Y, non mi interessa né la frequenza, cioè in quel punto quanti casi si sono manifestati, quanti casi di epidemia, quanti casi di terrorismo, quanti casi di attività culturale, né l'ordine temporale. Basta che siano compatti nello spazio-tempo. Quindi ho soltanto dei punti dove si è almeno una volta manifestato quel fenomeno e le loro coordinate. Se io ho questa base minima, sono in grado di stimare, non di determinare in maniera automatica, di stimare da dove parte quel processo, l'outbreak, e dove si sviluppa. Dove va?
chiamiamo l'outbreak alfa e dove va gamma e teta, che vedete qui nello schema, che sono il futuro. Beta è la probabilità al presente. Questo metodo appartiene alla famiglia del geographic profiling, si chiama TWC, Topological Weighted Centroid. E va bene, queste sono le persone che hanno fatto parte di questa ricerca applicata al coronavirus. Allora, il caso che vi presento è molto semplice. Siamo al 26 di febbraio di quest'anno. Le città in cui c'è stato almeno un caso conclamato di coronavirus sono 24, quelle che vedete. E abbiamo soltanto le coordinate di ogni città. Quindi un dato estremamente grezzo. In tutto 48 numeri. Nessun'altra extra conoscenza. Va bene? L'elaborazione di questi dati permette di stabilire da dove è probabile che provenga l'epidemia qui presentata. Il punto rosso che vedete al centro, lo vedete, è verso nord, è la stima dell'outbreak, cioè del focolaio, secondo il sistema. Facciamo una zoomata su quel punto. Eccolo qua. Lo vedete il punto rosso, TWC alfa? Tutta la zona rossa è quella che è coinvolta. Come vedete siamo a 39 km da Codogno. I dati erano su tutta Italia, ma vi ricordo che in questo punto tra Parma e subito sotto Cremona, attualmente si comincia a considerare il vero focolaio. Codogno era soltanto un luogo dove si è attestato, perché c'era un ospedale. Quindi a una distanza di 4-5 mesi viene fuori che l'outbreak, il focolaio principale, era proprio in quella zona che è tratteggiata in rosso. Quella che sarebbe stato il caso di isolare da subito, dal 26 di febbraio. Noi abbiamo fatto l'elaborazione il 28 di febbraio e l'abbiamo mandata all'Università del Colorado sul piano notarile, del tipo tieni questi risultati e così testimoni che erano presenti fin dal 28 di febbraio. Questa è la situazione, secondo il TWC, dell'infezione nel momento in cui sono stati raccolti i dati. E adesso la previsione, come sarebbe evoluta a breve termine. Eccola. Cioè si sarebbe spostata a est verso Bologna e un po' a sud. E l'evoluzione dell'evoluzione si sarebbe contratta e intensificata nella zona del nord, intorno a Milano, Cremona, eccetera. Queste cose, dette il 28 di febbraio, risultavano farneticanti. Noi abbiamo contattato le autorità, non ci hanno risposto, abbiamo mandato l'articolo a Fisica A, che come sapete è una delle riviste più prestigiose per le dinamiche complesse di termodinamica, l'ha tenuta e quando ha visto a maggio che quello che era stato previsto si è verificato puntualmente, l'ha pubblicata di corsa. Questo è come il sistema ha riconosciuto, sempre da quei 48 numeri, ha riconosciuto come l'epidemia si è diffusa da punto a punto. Vedete che sono curve non lineari. Questo è come il sistema ha raggruppato in due cluster la diffusione. Ha messo al centro Cremona. Oggi si parla di Cremona come il centro iniziale dell'epidemia. Ieri non se ne parlava in quei termini di Cremona. Vedete, Cremona al centro è un hub dell'epidemia. E poi esiste un altro ramo, Palermo, Roma, Ancona, Rimini, o se volete leggerlo al contrario geograficamente va bene, e vedete che questi sono i due cluster fondamentali. E questo è, se al 26 di febbraio, la previsione di come si sarebbe diffuso il virus nel futuro in maniera completa, come intensità della carica. Questa è la zona che, secondo il sistema, sarebbe stata coinvolta in maniera massiccia. Il sistema ha fatto di più perché ha individuato
scusate, ecco, ha individuato al 26 di febbraio i luoghi precisi dove si sarebbe potuti manifestare altri casi. Questo nell'articolo non c'è, quindi ve lo sto facendo vedere, ma sta nell'Università del Colorado dal 28. Sono i punti rossi. Vedete quei punti rossi? Non coincidono quei punti gialli che sono i dati dai quali siamo partiti. Noi abbiamo provato a fare delle verifiche al momento dei punti rossi. Come vedete, questo è il punto rosso che sta a 17, no, un chilometro e mezzo da Monte Castrelli, dove il primo marzo si verificherà un nuovo caso, il primo caso di Monte Castrelli. Ecco qui la notizia. Non so se vedete anche la data, qui indica l'1 marzo. Qui vedete, vedete questo punto qua? Questo è il primo caso che si manifestò a Savignano di Rubicone, in altre parole a 21 chilometri dal punto rosso previsto il 26 di febbraio. E questa è la comunicazione ufficiale fatta il 27 di febbraio. Qui individuo ovviamente nel mare perché è un'approssimazione numerica. Però siamo soltanto a 17 chilometri dal primo caso di Torre del Lago, che si manifesterà anche questo i primi di marzo. Qui siamo al primo caso che si manifesta a Livorno, a 20 chilometri dal punto previsto. Ed ecco la comunicazione. Più interessante ancora, questi due casi vengono predetti intorno alla Verona, uno vicino centro Verona e uno un po' più a nord vicino al lago di Garda, vedete? A Verona non si era manifestato nessun caso fino al 26 di febbraio. Questa è la comunicazione del 27 in cui si comunicano i primi due casi a Verona. Qui siamo negli Stati Uniti. E questi sono i casi fino a fine aprile negli Stati Uniti. Vedete tutti i puntini rossi? Si vedono bene? Come vedete c'è una forte intensità nell'est. Adesso vi faccio vedere una cosa singolare. Questo è un'applicazione di un modello gravitazionale classico che, in altre parole, mette in evidenza il rosso dove ci sono più casi. Una cosa abbastanza ovvia, ok? Questi sono i modelli di geographic profiling che attualmente vengono utilizzati per individuare la casa dei serial killer o le origini dell'epidemia, ok? Fanno una cosa banale: dove c'è più frequenza è probabile che ci sia l'outbreak. Guardate l'applicazione del TWC agli stessi dati. Vedete che l'outbreak viene isolato nella zona di Seattle, qui, e nella zona di San Francisco. Caso strano, l'outbreak del fenomeno americano fu individuato proprio a Seattle e a San Francisco. Come vedete, ci sono anche delle concentrazioni, ma a spot. Vedete questi spot, quanto sono interessanti e curiosi? Guardate come si rafforzano. Perché ci sono questi spot? Perché il sistema non lo sa, però sta tenendo implicitamente conto che la gente negli Stati Uniti si sposta con l'aereo. Questa è ancora più curiosa. Il sistema, con quello che si chiama TWC IOTA, mi riesce a dire anche i punti di fuga di quella distribuzione, cioè da dove provengono quelle distribuzioni. Mi permettete una metafora animale per capire, per rendere chiaro il concetto? Se io ho un branco di antilopi in una valle, bello compatto, e mi vado a chiedere i leoni che la cacciano, si vanno a mettere in quei punti nei quali credono che il branco
una volta avvertito, tenterà di fuggire proprio passando per quei punti. Quelli sono i punti di fuga, come in architettura. Ecco, abbiamo chiesto al sistema di trovare i punti di fuga e ce ne ha trovati due un po' strani, come vedete. Uno è sul Labrador, lo vedete in alto, e l'altro è vicino al Guatemala. No, ci siamo chiesti, ma probabilmente è sbagliato. Poi siamo andati a vedere le rotte aeree che vanno dall'Europa agli Stati Uniti e dagli Stati Uniti nel Sud America. E vedete cerchiate le zone che ha indicato lo IOTA. Ora, questo IOTA è stato già verificato in una precedente pubblicazione sul terrorismo, sul Technological Journal of Forecasting and Social Change, per cui c'è una dimostrazione matematica che è legata al concetto di metadistanza, che è un concetto che in matematica è ancora nuovo, ma mi auguro che verrà fuori. Poi qui ho aggiunto un po' di bibliografia di questo PowerPoint che voi dovete avere, che può essere magari utile. Ecco, questo grosso modo, stringendo, è un po' quello che volevo far vedere prima di chiacchierare di problemi di conseguenze etiche e sociali della cosa. Grazie comunque per l'attenzione. Ridò lo schermo a voi. Grazie professore della presentazione e anche degli approfondimenti realmente incredibili. Abbiamo anche diverse interazioni sui social. Rosario, vuoi dire tu qualcosa? Poi... Sì, io a parte essere, come dire, davvero impressionato soprattutto dalla tecnologia che ha messo in evidenza come superare a volte le indagini per contrasto e dall'ultima presentazione relativa al progredire, all'espandersi delle epidemie. Volevo fare una domanda forse banale, ma ho appena visto che oggi ci sono stati 1.900 nuovi casi in Italia di Covid, per cui sarebbe troppo tardi o siamo ancora in tempo, per esempio, per applicare questo modello tenendo conto del fatto che abbiamo riaperto le scuole? Sto leggendo adesso in diretta che da domenica, per esempio, manderanno 1.000 persone in ogni stadio e così via. Cioè, vuol dire, adesso ci sono troppi dati che sovraccaricherebbero il modello o si può? No. Faccia conto che i dati sugli Stati Uniti erano 3.146 punti. Non è un problema, si può fare, si può chiedere al modello di darci in anticipo sui dati di ogni giorno, fare una mappa in diretta dei luoghi di concentrazione a rischio. Noi presentammo già un progetto del genere, ma preferisco non tornarci perché sennò devo dire che è stato ignorato e non lo voglio dire, ma l'ho detto. Però sarebbe possibile e utile, e immagini che un'elaborazione su 3.000 punti avviene su un computer domestico, come quello che sto usando io, che ha soltanto 64 giga di RAM, l'unica cosa in più che ha, avviene in 7-8 minuti. Quindi si potrebbe fare una mappa dinamica che tiene traccia dell'espandersi fondamentalmente. Esatto, che segnala in diretta la protezione civile o a chi altro le zone di altissimo rischio di concentrazione pericolosa. Impressionante. Io lascio spazio agli amici, ai colleghi, eccetera. Immagino ci siano molte domande al riguardo. Allora, io, professore, le leggerei alcune domande che sono giunte. Allora, innanzitutto, sull'analogia che lei fece all'inizio tra semantica e sintassi, domandano in che senso si parla di semantica nelle reti neurali, perché in linguistica la semantica riguarda i significati e la differenza tra costrutti o parole ed entità extramentali. Qui che cosa si intende? Prima domanda. E perché la semantica superficiale lei l'ha definita organismo? L'ho definita? Organismo. Dunque, la distinzione per i linguisti viene da Jemslo e da Grimasco riprende Jemslo sul percorso generativo del senso. E infatti Grimas sostiene che la semantica sono
è il fondamento della sintassi in realtà. Cioè la semantica minima coincide col fondamento della sintassi, infatti lui propone quello che è chiamato carré sémiotique, che è un quadrato apparentemente logico che permette di configurare una semantica minima profonda, combinando la quale si ottiene una semantica di superficie e combinando, e quando dico combinando alludo alla sintassi, cioè le regole per mettere insieme i costrutti, combinando la quale si ottengono i discorsi. È un'analogia per dare il senso che le reti neurali sono composte di elementi minimi che sono i nodi e le connessioni. Mettendo insieme questi si costruiscono reti, mettendo insieme le reti si costruiscono organismi artificiali. Quindi un organismo artificiale ha una semantica che è costruita dalle varie reti, la quale, ciascuna delle quali ha una sua semantica e una sua sintassi. E l'organismo ha una sua sintassi che consiste nel modo in cui fa evolvere il segnale passando da una rete all'altra in parallelo o in sequenza e modificando le connessioni tra le diverse reti. È un'analogia per facilitare la comprensione, però credo che sulla base degli studi di Grimas, che viene sempre più rivalutato nel tempo, vedo, è un'analogia che aiuta. Grazie. Poi c'era un commento, c'erano diversi commenti, soprattutto diversi sono rimasti molto colpiti dal tema della predizione, la prevedibilità dei terremoti. E poi c'era una questione, una domanda sull'interazione tra ciò che ha spiegato lei e il campo della psicologia. E, dice una persona che ci scrive, la ringrazio, è molto interessata all'interazione tra tecnologia e psicologia, materia quest'ultima spesso poco associata al tema delle conseguenze dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sulle dinamiche relazionali umane, cognitive e affettive. E si domanda, dal punto di vista di una tale connessione di queste discipline, è auspicabile? C'è stati dei momenti nei quali ho perso l'audio, spero di aver capito bene. Sul tema, come la, mettiamolo così, perché tutto il tema... ci sono delle applicazioni in ambito psicologico o prevede delle applicazioni quali potrebbero essere nell'ambito della psicologia? Allora, la risposta fondamentale è sì. E già ne abbiamo fatte, lavoriamo e collaboriamo con molti. Pensi soltanto alle applicazioni che non vi ho fatto vedere, che sono teoriche, perché suppongono delle nuove teorie, per capire i problemi di autismo in fase prenatale usando soltanto l'elettroencefalogramma. Noi abbiamo fatto diverse pubblicazioni su questo e abbiamo vinto recentemente un concorso alla Regione Lazio per start-up che creeremo in collaborazione con altri istituti per creare dei prodotti, diciamo così, che dal banale EEG applicati a bambini neonatale, sotto i 2 anni, ci dicano con una certa probabilità quando quel bambino rischia di manifestare fenomeni autistici. Perché questo è importante? Perché se l'autismo lo rilevi quando un bambino ha 5, 6, 7 anni, cioè nell'età in cui comincia la scuola, ormai i giochi purtroppo sono fatti. Te lo tieni tutta la vita. Se riesci a prenderlo in quella fase dell'età in cui il cervello è completamente ancora plastico, gli israeliani hanno sviluppato dei metodi pratici per rimodellare e riplastificare i difetti del cervello autistico a quell'età in modo da compensarli e quindi in alcuni casi addirittura di farli quasi scomparire con l'età adulta. Quindi la sfida più importante dell'autismo, che è passato dall'1/1000 al 3% della popolazione dei nati, in alcuni paesi anche al 5%, paesi occidentali, consiste nel prevederlo in fase neonatale per poter intervenire in maniera adeguata. Poi esistono altri campi, per esempio per quanto riguarda la psicologia, la psichiatria sistemica, per esempio, ma
Adesso servirebbe un seminario soltanto per quello, per approfondirlo, ma la risposta globale è sì. Metto in evidenza un problema etico, se me lo permettete. Avete tutti letto le ipotesi di Elon Musk sulla possibilità di impiantare dei circuiti basati su reti neurali, ma su organismi artificiali in realtà, perché soltanto i bambini ormai usano le reti neurali. A livello di ricerca si costruiscono organismi complessi, artificiali, per interagire direttamente con il cervello umano in modo da compensare alcune disabilità possibili. È chiaro che raccontata così, la cosa sembra bella, nobile e auspicabile. Io dico che questo è il vero problema, invece. Perché, vedete, le reti neurali, primo, sono come i cani. Si addestrano a seconda dell'addestratore. Ok? Per cui se l'addestratore è un tizio che ha qualche problema, o di potere, o di autostima, o di altro, il cane verrà fuori in maniera analoga. Non è che basta dargli una rete neurale e il problema l'hai risolto. Dipende come l'addestri. Questo non lo si mette in evidenza. I dati su cui l'addestri e le funzioni di fitness, per riprendere il dottor Moscato prima, le funzioni di fitness che gli attribuisci. Allora, io mi chiedo quanto è facile nel momento in cui prendiamo l'abitudine di impiantare circuiti nel cervello che interagiscano col cervello, quanto è facile insegnare a una rete neurale artificiale a inibire il senso di paura e il senso di colpa nei soggetti? Quanto è facile insegnare, interagendo con le menti delle persone, a inibire la paura per creare soldati perfetti? Quanto è facile insegnargli a ubbidire agli ordini di un certo tipo? Allora, o entriamo nell'ottica che la ricerca deve andare avanti, ma serve una legge internazionale analoga a quella di Norimberga, che preveda che chi costruisce, impianta circuiti nei cervelli non per scopi di compensazione di malattie, ma per altri scopi, quindi sto pensando al DARPA, sto pensando a tutte le organizzazioni militari, viene in qualche modo penalizzato peggio del lebbroso, perché in qualche modo bisognerà agire, se no rischiamo di creare, con la scusa benefica del curare le malattie, creiamo di creare degli eserciti di persone telecomandate da organismi artificiali la cui funzione di fitness, il futuro delle reti neurali, lo decide chi le costruisce. E guardate che il pericolo maggiore è anche nel fatto che ormai sono pochissimi quelli che riescono a costruire reti neurali dal zero, come noi, in linguaggio C di base, che costruiscono nuovi algoritmi. La maggior parte dei ricercatori utilizzano linguaggi tipo Lego. Lego intendo che metti i pezzi insieme come Python, senza o MATLAB, metti i pezzi insieme di librerie scritti da altri che non sai tecnicamente nel dettaglio come funzionano, ma funzionano. In futuro gliel'hanno costruito quelli che hanno progettato il tutto, non tu che li metti insieme. Allora, il problema è che le università dovrebbero orientarsi in maniera più forte sulla capacità dei loro studenti e ricercatori di costruire da zero algoritmi per sapere che cosa stanno costruendo, perché chi li costruisce gli dà il futuro sul quale quelle reti apprendono. Grazie, interessantissimo questa, perché sì, ho seguito il 28 agosto la presentazione di Elon Musk, e anche l'anno scorso lui propone, ma non è l'unico. No. E quindi è interessante anche questa riflessione dal punto di vista sì, etico e delle le preoccupazioni. È interessante anche questo fatto che nell'algoritmo
c'è anche, potremmo dire così, un qualcosa della personalità di chi lo scrive, no? Di chi lo... Nell'algoritmo e nei dati sui quali gli si permette di addestrarsi e sulla funzione che deve massimizzare o minimizzare. Interessante e inquietante anche. Quindi, diciamo, io direi, se qualcuno che è collegato anche a Zoom e anche i nostri membri del gruppo di ricerca vogliono porre, mancano pochi minuti, una domanda al professore. Posso? Sì. Per quanto riguarda il problema appunto del fatto che, che il codice delle reti neurali sia scritto da pochi progettisti, non si potrebbe banalmente risolvere, è una domanda provocatoria giusto per capire, obbligando gli sviluppatori a rendere questo codice open source, si risolverebbe o si creerebbe un altro problema ancora? Dunque, se lei pubblica open source il codice Python, Python è fatto, fai conto, di funzioni, dovrebbe pubblicare... Il codice della rete neurale, non il, sì, non il codice Python che utilizza librerie di terze parti. Sì, ma come dire, parzialmente la soluzione che lei propone, se fosse applicata rigorosamente, potrebbe essere un passo. Se però simultaneamente non addestriamo i nostri studenti e ricercatori a programmare a livello di base, cioè essere loro in grado di programmarle, il problema non è completo. Ci fu un convegno nel 1988, in cui c'era anche Silvio Ceccato, io ero un giovane ricercatore e ebbi una relazione in quel convegno, fu fatto a Urbino, nel quale Degli Antoni, che era allora preside della Facoltà di Informatica dell'Università Statale di Milano, insieme a Maiocchi, che era uno dei professori di riferimento, tentavano di convincere il pubblico che ormai non era più necessario programmare, perché programmavano loro. Era necessario imparare a usare i linguaggi autore, cioè dei linguaggi che loro scrivevano e che facevano riferimento a funzioni terze, che erano scritte da loro. Ora, molti di noi già in quel momento si opposero a quest'idea, perché imparare a programmare significa imparare la matematica davvero. È proprio un problema anche soltanto accademico. Se io ho un prodotto matriciale, va bene? Un prodotto tra matrici, riga colonna, va bene? E lo apprendo sui libri, è un conto. Se io imparo a programmare in un linguaggio base, che non dico per forza il C per essere snob, mi va bene anche in Basic, volendo, perché i linguaggi poi sono un problema di efficienza, basta che siano elementari di base. Se io il prodotto matriciale lo programmo io, mi rendo conto poi di una matematica molto più sottile che va al di là delle equazioni che ho visto, cioè la vivo, rendo autonoma la matematica. Se mi consentite, la programmazione di base è come dare alla matematica la scrittura. Cioè, un romanzo storico non riuscivi a scriverlo senza la scrittura. Il linguaggio orale non permetteva di scrivere romanzi che riprendevano, interrompevano, riprendevano ancora e avevano una certa complessità. L'informatica di programmazione è come la scrittura per la matematica. Hai la possibilità di costruire, di risolvere per approssimazione numerica equazioni che non avresti mai potuto risolvere a mano. Quindi è una ginnastica che permette alla testa delle persone di svilupparsi. Immaginate, imparare a gestire cicli annidiati al quarto livello con matrici di quattro dimensioni. Dopo che lo sai fare, dopo un po', il ragionamento ti diventa più fluido anche quando parli di cucina. Questa è la verità, perché le nostre capacità non sono di similarità, ma di metasimilarità. Noi facciamo analogie e le analogie sono il paradiso della mente. Quindi vorrei dire che oltre a pubblicare le sorgenti bisogna saperle leggere e per saperle leggere bisogna averle scritte. Per cui se
procedessimo su entrambi i versanti, ti obbligo a pubblicare le sorgenti, ma addestro i miei studenti e i miei ricercatori a programmare da zero, cioè a rendere autonomo il pensiero della matematica, le due cose insieme potrebbero fare la differenza. No, mi fa pensare al fatto che nelle università, soprattutto i primi anni di informatica o di ingegneria, vedo che ultimamente l'esame di programmazione è o su Python o su Java. C++ sta scomparendo. Allora, Python lo vedo già a gestionale, per esempio. A informatica c'è Java. Poi ci sono anche alcune università che fanno ancora il vecchio caro C. Sì, sì, no, ci sono, però... Sì, anche la mia a Denver è il corso di C. Però diciamo che non si insiste più come una volta. Cioè, e programmare in C non significa, lei lo saprà bene quanto lo so io, non significa semplicemente saper mettere delle istruzioni che non diano errore. Significa assumere una mentalità C, che significa pensare per funzioni elementari. È quello che fa la differenza. Pensare per puntatori a funzioni, pensare per funzioni elementari. Questo significa, è come quando uno parla una lingua col vocabolario, è come uno invece che parla la lingua senza pensarci. Ecco. E poi è utile per capire la matematica e specialmente l'algebra e la teoria delle matrici, perché in C, ma vale anche per il Basic e per il Pascal, io dico in C perché è quello più per matematici, diciamo, in C base tu hai un rapporto biunivoco tra equazione scritta e pezzo di programma. E allora impari poi per ragionare in un modo diverso, che è più efficace. Le due cose insieme, e io auspico anche un comitato, che non so se mai si realizzerà, un comitato internazionale di sorveglianza sull'etica di utilizzazione dell'intelligenza artificiale, specialmente facendo riferimento agli innesti. Perché, come dire, si parte per far del bene e quando lo si vuol fare troppo si fa del male. Questo è il rischio. Grazie. Io penso che ormai il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ringrazio, professore, veramente questo pomeriggio abbiamo toccato con mano anche non soltanto la teoria, ma la pratica, e lei ci ha fatto vedere come queste tecnologie, questi sistemi di reti neurali artificiali, sistemi adattivi, hanno un grande potenziale. Però anche poi c'è tutto quell'aspetto che è propriamente umano, effettivamente, di come poi questi strumenti, chi li costruisce, le finalità, quindi ha toccato anche, ci dà là per continuare questa riflessione sugli aspetti etici, sugli aspetti anche giuridici, normativi. Lei anche ha spiegato questo comitato internazionale, e quindi siamo coscienti di questa necessità anche di una certa vigilanza, ma anche di non prendere tutto l'oro per colato, ma avere questo spirito anche critico verso ciò che si legge, ciò che viene divulgato nell'ambito delle neuroscienze, nell'ambito dell'informatica. Quindi grazie. Voi avreste una grande opportunità, mi permetta. Visto che avete un dipartimento di filosofia, l'ideale per ogni matematico sarebbe tornare al Settecento, cioè quando non poteva esistere un filosofo che non fosse un matematico. Sì. Poi con Kant, che purtroppo capiva tanto di filosofia ma poco di matematica, c'è stata la scissione e da lì è stato un disastro. Ma nel dipartimento di filosofia voi avreste una grande possibilità di riunire la filosofia e la matematica come formazione. Perché, come dire, faccio, penso quello che faccio e penso quello che ho fatto pensandoci. E pensare il pensiero è fondamentale, ma pensare il pensiero senza la matematica è impossibile. Grazie.
Grazie a voi per l'ospitalità, spero di incontrarvi prima o poi dal vivo. Speriamo di incontrarci in università. Lei già la conosce fisicamente, sì. Sì, perché mio figlio la frequenta. Frequenta non come studente, è laureato in ingegneria informatica, ma molti amici, tra cui padre Nicola, per cui la conosco perché ce l'ho accompagnato più volte quando fa le escursioni. Bene, allora la prima occasione ci conosceremo di persona. Molto volentieri, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Allora, grazie a tutti dell'attenzione, grazie a tutti della perseveranza, sia a coloro che sono qui in Zoom, sia a coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook. E noi abbiamo avviato i lavori di quest'anno, ci vedremo poi nel mese di ottobre e ricordo poi che chi volesse appunto interagire con noi attraverso la newsletter eccetera, le coordinate ce le avete e quindi ci vediamo nel prossimo appuntamento nel mese di ottobre. Annuncio che c'è un evento che organizziamo come Pontificia Accademia per la Vita, un dialogo tra i quattro esponenti di febbraio di quest'anno, quando abbiamo organizzato la plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, in cui ha partecipato Brad Smith, presidente mondiale di Microsoft, John Kelly III, vicepresidente di IBM, Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e il direttore generale della FAO, che ritorneranno a dialogare il prossimo 24 settembre, quindi la prossima settimana, in un evento ovviamente telematico, quindi via Zoom, che si svolgerà il 24 settembre dalle 15 alle 16:30. Vi invierò nella mailing list le informazioni per registrarsi. Un evento aperto al pubblico, c'è una registrazione da fare dove si spiega effettivamente un po' il razionale che era riprendere un po' il tema, il dialogo che era avvenuto il 28 febbraio proprio alle porte della pandemia. Noi eravamo lì alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita un po' incoscienti che una o due settimane dopo sarebbe esplosa. E riprendere un po' il dialogo che c'è stato, attualizzandolo un po' nella contingenza attuale. Quindi vi manderò queste informazioni, è un evento interessante che ci fa riflettere, per continuare a riflettere proprio sul tema anche dell'etica e anche il titolo è proprio Intelligenza Artificiale, Cibo per Tutti, AI Food for All. Bene, grazie a tutti e ci rivediamo nelle prossime edizioni. Buona serata a tutti, buon fine settimana. Grazie di nuovo.